hanno meno di 14 anni, due giovani pistoiesi individuati dagli investigatori della polizia come gli autori delle offese e dell'esplosione di alcuni colpi di pistola a salve nei confronti di un migrante, ospite della parrocchia di Vicofaro. Per quanto riguarda i ragazzi, vi posso dire con certezza che si tratta di due ragazzi italiani. Il contesto non è un contesto degradato. Per i ragazzi si è trattato verosimilmente, almeno nella loro valutazione, di una mera bravata, e per i genitori invece si è trattato di una, usatemi, consentitemi questa espressione, una caduta dalle nuvole, perché effettivamente non si aspettavano che fossero stati i loro figli a effettuare questo evento, insomma. Le indagini, scattate dopo i fatti della notte del 2 agosto, hanno visto impegnato personale di Digos e squadra mobile e coordinate dalla procura di Pistoia, hanno permesso di ricostruire i fatti di quella sera e recuperare l'arma. Si tratta di una scacciacani, replica della Beretta in dotazione alle forze dell'ordine, e che, ha precisato il dottor Giampaolo Patruno, vicario del questore, parlando con la stampa, per sua stessa natura non avrebbe potuto ferire, ma che era stata privata dell'obbligatorio tappo rosso. Avete detto che l'arrivo a Vicofaro è stato l'ultimo atto di una serata che hanno passato prima in compagnia di altri e poi hanno deciso di andare lì. Avete capito perché proprio hanno deciso di concludere la serata con gli insulti nei confronti dei ragazzi della parrocchia e poi di esplodere quei due colpi? Allora, l'accertamento che noi stiamo conducendo su questo è esattamente capire se si è trattata di una questione premeditata oppure se è stata soltanto una questione che è avvenuta nell'immediatezza dei fatti, giusto perché sono transitati da quella zona. Con l'arma, nella casa di uno dei due ragazzi, gli agenti hanno trovato circa 200 proiettili a salve. In quanto minori, i due non sono imputabili di minacce aggravate. Si sono giustificati parlando di una goliardata. Il fascicolo è stato però poi passato alla procura dedicata di Firenze. Chiaramente noi il fascicolo processuale, gli investigatori, a cui va tutto il nostro applauso per essersi impegnati 24 ore su 24 per la risoluzione del caso, i ragazzi hanno affermato questo, ma è chiaramente compito nostro accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In realtà presso la procura dei minori, dove è aperto un fascicolo, rimane confermata l'aggravante dell'odio razziale. Verificheremo anche se ci sono stati degli atteggiamenti omissivi o commissivi da parte dei genitori o gli esercenti la patria potestà.